e ci ha detto: ma Furio, ma guarda che il 12 maggio è la giornata internazionale della fibromialgia. Allora, mentre a Genova abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, la più bella è questa fontana viola che manda i suoi colori per rilanciare un messaggio forte su un certo tipo di tutela della salute fondamentale. Ecco, come assutenti non ci siamo sottratti e abbiamo detto: scusa Anna, ma noi siamo tutti a Roma, io sono di Genova, ecco, non è che posso, per quanto abbiamo migliaia di iscritti, ecco, vediamo di costruire a Roma il momento significativo di celebrazione di questa giornata. Grazie di essere qui. Io inviterei subito i miei due relatori, che sono il dottor Stefano Gervasi e il dottor Ali Younes. Il dottor Younes è un anestesista, rianimatore, ma anche specializzato in terapia del dolore, no? Mi piacerebbe che foste abbastanza stringati e circoscritti nei vostri interventi, puntando l'attenzione soprattutto, ne parlavo prima anche col dottor Gervasi, su quella che è l'importanza della consapevolezza del malato nel suo percorso di cura. Okay? Perché noi sappiamo che questa patologia purtroppo ha dei problemi nel suo riconoscimento, anche dal punto di vista medico, no? Mi spiegavano che io non sono affetta da fibromialgia, non faccio il medico, lavoro in tutt'altro settore. Mi spiegavano però che i medici di famiglia non sono obbligati ad avere dei corsi di formazione che appunto li formino o informino su quella che è la patologia, e che questo è un aspetto fondamentale, perché il malato rincorre sostanzialmente un riconoscimento di quelle che sono le cause del suo stare male. Non mi soffermo su la malattia, perché ora non abbiamo tempo e quasi tutti sappiamo di che si tratta. Vi voglio solo dire che c'è una primaria e una secondaria, adesso addirittura siamo molto avanti, che c'è una nuova classificazione. Primaria significa che gli esami sono negativi tutti, secondaria che c'è una patologia associata alla fibromialgia. Bisogna fare una cosa nazionale, solo così, uniti, possiamo chiedere allo Stato il riconoscimento della malattia ufficiale. In America è una malattia invalidante, in Europa è una malattia invalidante, solo in Italia non è riconosciuta. Okay? L'inserimento nei LEA perché? Per i costi elevati della terapia. Ultimo, ho scritto rimborsabilità della terapia, qualcuno mi ha accusato di essere un comunista. Non sono un comunista, ma non si tratta di destra o sinistra, si tratta che, a parte la giustizia, ma bene o male come costo di farmaci, solo farmaci, non mettiamo la fisioterapia, le visite di controllo, il malato affronta una spesa all'incirca di 600-700 euro al mese, se gli va bene. È un costo, non è che compro questo e a posto sono guarito. Ogni mese lo deve fare, quindi è un costo elevato. Ecco perché i cialtroni saranno tanti a bussare alla porta di questi pazienti, che mi dispiace, sono facilmente raggirevoli, perché soffrono e si attaccano alla prima soluzione che trovano. Penso che uno degli obiettivi che dobbiamo porci anche come associazione, come futuro comitato che nascerà, è proprio quello invece di renderla una patologia curabile anche dentro l'ospedale pubblico, attraverso questa integrazione tra professionisti di cui parlava lei prima. E poi il secondo spunto di riflessione che mi dava era quando lei diceva: questa è una malattia per ricchi. Di questo aspetto abbiamo parlato più volte all'interno dell'associazione, perché conosciamo quelli che sono i costi che deve affrontare un malato di fibromialgia, e riteniamo che l'unica soluzione per il malato di fibromialgia da questo punto di vista sia quello di ottenere l'esenzione del ticket attraverso il riconoscimento della patologia, perché altrimenti
è il cane che si morde la coda, non ne usciamo più da questo meccanismo. Quindi devo nutrirlo ogni giorno, perché quello che per noi è importante, io dal punto di vista nutrizionale vedo ogni giorno la cosa che più mi rammarica, è che molti di noi vivono per mangiare. E sta a significare che se io apporto dei minerali con la nutrizione, tipo per esempio calcio, faccio un esempio, io devo far sì che da sempre, da un punto di vista nutrizionale, nell'arco delle 24 ore quel paziente riceva la quota perfetta. Thank you.